via tutta roba che la gente butta, ma che ha un valore enorme. Perché ad esempio il legno non è semplice né facile da trovare e ha un costo. Questa è la nostra falegnameria, questa è la sartoria. È, posso dire ufficialmente, il posto più attivo di Fieri. Fieri è un acronimo e significa fabbrica interculturale, ecosostenibile del riuso. Fieri è anche un gruppo di persone che attivamente vuole costruirsi il proprio futuro. È un gruppo di persone italiane e non, nello specifico migranti africani, donne e uomini siciliani e non, che vivono sul territorio e hanno deciso di credere in questo posto e nella loro terra. Fieri è nato come appunto luogo di formazione che ha coinvolto 150-180 persone tra minori, adulti, donne, disabili, migranti. Dopo una prima fase di formazione è diventato uno spazio di sperimentazione che produce degli oggetti, dei vestiti, degli accessori da materiale di riciclo. Quello che noi facciamo è dare una seconda, ma anche una terza, una quarta, una quinta vita alle cose. Per noi non c'è niente che non ha un valore, tutto ha un valore, anche la pietra più piccola. La prima linea di mobili è stata fatta con la legna di questo albero che abbiamo potato, quindi anche il luogo per noi è risorsa. I semi, le foglie, le piante, tutto per noi è servito per fare delle cose, quindi è un luogo di incontro, è un luogo di accoglienza, è un luogo che pur essendo in periferia vuole essere il centro di questa periferia. Noi ci organizziamo con la condivisione di tutti. Noi siamo un gruppo dove le competenze passano a livello orizzontale, quindi dalla progettazione, dall'ideazione di una cosa alla realizzazione si cerca sempre di coinvolgere tutti. L'idea è quella che se io poi un giorno non riesco a fare quella cosa, possa esserci qualcun altro che la continua. Quando ci sono degli introiti, vengono divisi tra di noi in base alle ore di lavoro. Condividiamo quello che c'è, diviso chi ha lavorato. Questo è importante per noi. Noi vendiamo o partecipiamo a delle fiere, a dei mercatini, organizziamo delle attività qua, oppure ad esempio abbiamo avuto la possibilità di vendere tramite la pagina Facebook. Abbiamo deciso di creare una cooperativa di lavoro con una scelta anche politica ben chiara, ossia essere rispettati, accettati e valorizzati per quelle che sono le nostre competenze, per quella che è la nostra arte. Iniziare a fare impresa, quindi ad avere un introito per far sì che chi ha meno possibilità rispetto a noi e fa parte del gruppo possa avere un contratto, come viene richiesto ai fini di un documento, del rinnovo di un documento. Io mi sento grata e onorata di aver potuto vivere questo posto dall'inizio. Ho avuto la fortuna di vedere la fase di selezione e quindi ho guardato negli occhi uno per uno tutti i ragazzi che sono venuti a Fieri e le donne che sono venuti a Fieri. Avevo la sensazione di stare perdendo dopo tanta fatica per costruire e poi succedevano delle cose che non dipendevano da noi ma a livello nazionale, politico e che hanno portato ragazzi ad avere paura e a scappare. Quello che ho capito è stato che questo posto è un luogo di incontro, ma è anche un luogo di passaggio,
come la nostra terra, come la nostra Sicilia, è un luogo di passaggio. I ragazzi che sono arrivati qua hanno continuato a fare i sarti, hanno continuato a fare gioielli, hanno continuato a fare le riparazioni, non qui, ma in un altro posto. E sono felice del fatto che siano passati da qui, perché molti di loro hanno appreso tutto quello che c'era da apprendere e lo hanno portato nella loro vita. Per me l'Italia che cambia sono tutte queste piccole realtà che esistono, ci sono e stanno facendo cose bellissime da tanti punti di vista. Quindi chi fa sbaglia, chi non va non sbaglia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo.